Buongiorno, siamo la redazione scolastica di Fossombrone dell'Istituto Luigi Donati e oggi siamo con la dottoressa Manuela De Marco per chiederle delle cose sul suo lavoro. In cosa consiste il suo lavoro? Sì. Allora, buongiorno a tutti, sono appunto Manuela De Marco, lavoro nell'ufficio immigrazione della Caritas Italiana. E in particolare quindi ci occupiamo di coordinare l'attività che a livello di tutte le diocesi in Italia viene svolta sull'immigrazione, sui rifugiati, sulle persone vittime di sfruttamento, donne vittime di tratta e lavoratori gravemente sfruttati. Quindi il tema oggi su cui sono intervenuta è stata proprio la presentazione di un progetto che abbiamo attivato a tutela della legalità e del ripristino appunto del diritto al lavoro per i lavoratori stranieri impiegati illegalmente in agricoltura nel sud Italia in particolare. In cosa consiste questo progetto a cui oggi abbiamo partecipato? Sì. Allora, il progetto Presidio è un progetto che è stato attivato in 10 luoghi caldi dello sfruttamento lavorativo in Italia, quindi ci sono 10 punti di presidio che sono stati attivati. Presidio vuol dire esserci, essere per indagare, conoscere le storie e le problematiche, cercare di intervenire a tutela di questi lavoratori dopo aver verificato in che condizioni di lavoro sono costretti appunto a vivere. Abbiamo presentato, diciamo, un po' l'attività biennale di questo progetto che è nato 2 anni fa e che ha consentito di raccogliere le storie di oltre 3.000, quasi 3.200 lavoratori stranieri impiegati illegalmente in territori come Foggia, nella raccolta del pomodoro, Nardò nella raccolta delle angurie, Ragusa nella produzione in serre, nella piana del sele, a Trani con prodotti ortofrutticoli vari, a Saluzzo lo stesso, il presidio di Saluzzo è l'unico del nord Italia, è stato significativo, diciamo, attivarlo a testimonianza del fatto che lo sfruttamento lavorativo non è solamente un fatto che attiene al sud, ci sono forme di sfruttamento attenuato ma ugualmente grave anche nel nord e quindi è stato importante per noi presidiare anche quelle zone. Tante altre vogliamo scoprirne perché siamo convinti che questo fenomeno purtroppo sia una piaga diffusa nel nostro paese. Oggi siamo qui a ragionare con le professoresse di economia e di diritto perché riteniamo che occorra una ricetta trasversale e integrata tra vari ambiti di intervento per essere veramente efficaci. Grazie mille. Grazie a voi. La salutiamo con un caldo abbraccio dall'Istituto Donati. Grazie a voi. Buongiorno.